Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro non è un privilegio, ma è un diritto. Essere contro il terrorismo islamico significa essere islamofobi. Essere contro le adozioni gay significa essere omofobi. Se mi entri mascherato e armato in casa di notte, se entri in piedi ed esci steso, è un problema tuo. Voler chiudere i campi rom o bloccare l'invasione clandestina significa essere razzisti. No, significa avere buon senso. Tax, tassa unica al 15%, pagare meno per pagare tutti. Bisogna premiare chi crea lavoro e ricchezza, premiare chi ha successo, premiare chi dà lavoro. Buonasera, sempre in diretta con Focus alle 21:17. Non c'è ancora un governo, c'è il contratto. Oggi Luigi Di Maio ha detto che praticamente con Salvini è d'accordo su tutto. Salvini a sua volta ha frenato un po', ha detto ci sono molti punti ancora da chiarire, ma soprattutto c'è il problema del Presidente del Consiglio che non c'è ancora, proprio non ci sono indicazioni, sono stati fatti alcuni nomi, si è subito detto che sono i nomi che si fanno in questa fase e poi vengono bruciati, ma ci si chiede che tipo di Presidente del Consiglio sarà, perché di solito il Presidente del Consiglio ha delle prerogative molto precise e qui sarà un uomo o una donna che si troveranno in qualche modo un programma già fatto. Potranno modificarlo, dovranno prenderlo così com'è, ci sarà qualcuno disposto, come se un consiglio di amministrazione dicesse al nuovo presidente, ecco, questa è la nostra, sono le nostre decisioni e lei deve praticamente approvarle a scatola chiusa. Insomma, è una vicenda abbastanza strana, no? Rispetto agli schemi della vecchia politica, sarà anche la nuova politica, però davvero ci si chiede chi accetterà e come accetterà questa proposta di un contratto già fatto, tenendo conto che appunto il Premier non è un passante, è un signore che decide, può decidere e essere molto determinante all'interno di un governo. Allora da questo partiamo inevitabilmente. Poi ci occuperemo di molto altro ancora, c'è tanta cronaca, ci sono vicende di cui si è parlato anche in relazione a questa vicenda del governo e soprattutto c'è la questione dei contraccolpi sul Veneto. Si è parlato di Ottava, adesso sembra che la TAV invece non venga toccata, c'è la questione dei migranti, pare che rispunti il Tribunale della Pedemontana, insomma ci sono tanti fatti, tanti interventi possibili del nuovo governo che potrebbero incidere molto su questa realtà, per non parlare anche del lavoro, reddito di cittadinanza, eccetera. Allora, vi presento gli ospiti di questa puntata, voi mandateci i vostri sms come sempre. Grazie a Silvia Nizzetto, Indipendenza Veneta, che alle prossime amministrative di Treviso sostiene il candidato del centrodestra Mario Conte. Grazie ad Alberto Galla, buonasera. Galla, buonasera. Candidato per Civici per Venezia. Vicenza. Vabbè, saranno queste vicende di governo che mi hanno un po' turbato, ma insomma Civici per Vicenza, abbia pazienza. Galla,
Silvano Piazza del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera Piazza, grazie all'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzani. Buonasera direttore, a tutti voi. Di Forza Italia. Alex Bazzaro, neodeputato della Lega. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie molto Bazzaro. E Alfredo Bellucco, il nemico delle banche usuraie, eh? Il vero spauracchio di queste banche. Truffaldine. Truffaldine, confede al contribuente. Grazie, grazie molto. Allora... c'è una suoneria tipo la famiglia Adams, eh? si è sentito qualcosa. Allora, prima di iniziare a parlare di questo governo che non c'è, di questo Presidente del Consiglio che ancora, il cui identikit ancora rimane un po' un mistero, vediamo un primo servizio proprio sul Veneto dopo la lettura del contratto tra Di Maio e Salvini. Vediamo. L'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda del Governo e del Parlamento, per tutte le regioni che lo richiedono, una maggiore autonomia, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, non ultimo portando a conclusione le trattative tra il Governo e le regioni attualmente aperte. Lo scrivono nero su bianco Lega e 5 Stelle nel contratto di governo che sarà sottoposto al Presidente Mattarella insieme al nome del nuovo Premier. Nel documento sono poi richiamati i punti cardine del percorso prefigurato nell'ultimo anno dal governatore veneto Luca Zaia. Trasferimenti delle risorse corrispondenti alle nuove competenze, geometrie variabili e costi standard. Per noi è una questione dirimente importantissima e irrinunciabile. È importante che ci sia dentro questo nel contratto di governo, che tra l'altro fa riferimento anche alla dotazione necessaria di risorse per garantire le funzioni che noi richiediamo con l'autonomia del nostro Veneto, e speriamo che almeno questa sia una delle cose che possa realizzare il prossimo esecutivo. Ci fa piacere che ci sia questo impegno, commentano dal Partito Democratico Veneto. Si tratta dell'autonomia che abbiamo sempre auspicato e della prosecuzione di un percorso iniziato dal governo Gentiloni. Però adesso spetta ai 5 Stelle e alla Lega, se faranno questo governo come sembra, trovare anche le risorse che peraltro avevano assicurato ci fossero. Certo che stanno facendo tante promesse che non saranno in grado di mantenere. Perplessità anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia, alleati in regione con la Lega ma fuori dal patto di governo romano. Speriamo che sia la volta buona, si augura Massimiliano Barison, ma le premesse non sono delle migliori. Ci preoccupa il fatto che riscontriamo una certa superficialità in ciò che viene inserito, e quindi diventa fondamentale capire quale sarà poi il percorso che dagli intenti espressi ai risultati che si raggiungeranno bisogna capire alla fine che cosa vedranno i cittadini italiani. L'impegno è preso e non ci saranno alibi, ribatte il vicegovernatore Gianluca Forcolin. Per chi è stato eletto in Veneto si tratta della priorità assoluta di questa legislatura. I nostri parlamentari sono stati eletti e sono stati mandati a Roma proprio per questo scopo. Se questo verrà boicottato o dovesse essere messo come ultimo punto dell'agenda, per quanto mi riguarda, questo governo potrebbe andare a casa già da domani. Servizio di Tommaso Stoppa. Allora, abbiamo titolato... Cercano un premier o un utile idiota, che non è offensivo nei confronti di chiunque. L'utile idiota è un personaggio piuttosto irrilevante che viene utilizzato appunto perché è innocuo, perché non può, diciamo, disturbare il manovratore, no? In questo senso. Ci si chiede, assessore, no? Non sarà che Di Maio e Salvini, nella loro giovanile esuberanza, non pensino che, essendo loro i vincitori delle elezioni, possano in qualche modo controllare anche il primo ministro, indirizzarlo se non altro, no? Limitarne i poteri. È possibile, secondo lei? C'è questa, è una delle letture anche oggi sui giornali. Ma secondo me è proprio questa la ragione. Perché la cosa più difficile era comunque scrivere questo contratto. Partiamo da due realtà che si sono battute in una campagna elettorale che è stata pesante, anche se molto, molto lanciata sugli slogan, con due aree della nostra nazione che hanno dimostrato due votazioni completamente diverse. Al sud ha prevalso come non mai un movimento di destrutturazione, perché non faccio fatica a dire di destra e di sinistra, no? Di destabilizzazione anche delle
delle regole finora viste, e al nord invece ha visto un premio dato a chi ha governato, perché le due regioni più importanti del nord Italia, quindi Lombardia e Veneto, sono governate da una coalizione di centrodestra dove la Lega la fa da protagonista, quindi un premio alla governabilità e al governo. Partono, diciamo, da due punti così distanti che era difficile immaginare che sarebbero arrivati a questo. Io lo guardo da osservatrice che ama la politica, io penso che sia il fatto più originale degli ultimi anni, ma veramente degli ultimi anni. Si sono rotti gli schemi. Due partiti che erano manifestamente uno contro l'altro in una campagna elettorale durissima, in una prima elezione da Terza Repubblica, perché appunto l'Italia si dimostra così divisa da una parte e dall'altra, trovano però la convergenza su un programma. Normalmente si mettevano prima i nomi, i partiti esprimevano quelli che sarebbero stati i loro candidati ideali, anche in una compagine di governo con i vari dicasteri, c'erano i nomi che si davano un po' per scontato, perché magari il partito andava a puntare sul nome proprio altisonante, su quello che aveva più aspettative, e il programma veniva dopo. Ci siamo schiantati sempre così, l'Italia ha avuto tante difficoltà per questo. Io lo guardo con benevolenza, al contrario di qualcuno che nel mio partito invece è molto duro nella sua critica. Io dico che devono provare. Che questo programma di governo, che appunto ho letto in maniera un po' superficiale, ha molti punti che condivido, che sono del tutto innovativi. Qualche altro che mi lascia perplessa, trovo delle mancanze pesanti, no? Però sicuramente si sono messi d'accordo. Ora, chi farà il candidato premier appare quasi secondario, ed è la prima volta, perché normalmente si dava un mandato al candidato premier. Su quell'uomo si costruiva un'aspettativa e il Presidente della Repubblica lo vedeva come interfaccia, il resto era secondario, i programmi erano secondari. È lì che gli italiani hanno perso la fiducia, perché si andava a dire delle cose che non venivano fatte. Oggi io mi aspetto che quello che è scritto qui sia fatto. Assessore, ecco, a proposito, no? Ci aspettiamo tutti che l'autonomia venga finalmente varata, anzi si è detto, mai come oggi, se ci dovesse essere un governo con Salvini sarebbe facile poi realizzare questo sogno, o almeno insomma portarlo molto, molto avanti. Lei crede, è una delle parti che mi preoccupa di più, direttore. In che senso? Perché l'ho trovata appena tratteggiata. Sì, era appena accennato. Troppo poco. Perché è chiaro che ha a che fare con la ridistribuzione delle risorse. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale per il referendum sull'autonomia, pesante, chiaro, con un mandato pieno da parte dei veneti, oltre agli schieramenti politici. Oggi quel che è scritto in questo contratto tiene conto di una nazione che questa cosa qui non la vuole fare. Ma non solo perché la nazione non la vuole fare, perché fai fatica a farla, perché la cosa più importante è la Lega, che oggi è parte fondamentale di questo governo, ne ha una responsabilità piena, principale, ed ha a che fare con la redistribuzione delle risorse. Ma andiamo a spiegarglielo noi alla Campania, alla Sicilia, alla Calabria, che è finita la festa? No, perché non mi pare che questo sia. Questo è il punto più difficile, dove però il Nord si gioca il suo futuro, e dove la Lega si gioca la sua faccia. Allora, stasera non abbiamo un esponente dei 5 Stelle, ieri sera c'era Simone Borile, poi magari proviamo a contattare Federico D'Incà o Jacopo Berti, perché, onorevole Bazzaro, c'è la questione che abbiamo messo nel titolo, la difficoltà di trovare un Presidente del Consiglio che sia compatibile con questi nuovi schemi e che accetti di prendersi questo programma già fatto. Insomma, bisogna vedere che tipo di approccio ci sarà. Però in tutto questo c'è Di Maio che dice non si esclude che lui possa o voglia diventare Primo Ministro, e si parla comunque di un Presidente del Consiglio che, in mancanza di un utile idiota, potrebbe essere un parlamentare di 5 Stelle molto vicino a Di Maio. Questo Salvini, secondo lei, lo può in qualche modo metabolizzare o ci sarà un altro problema eventualmente? Innanzitutto mi sembra doveroso concretizzare un passaggio che riguarda l'autonomia, perché in quanto Veneto è
uno dei temi principali su cui abbiamo giocato non solo una campagna elettorale per le politiche, ma un importantissimo referendum. Certo. Noi siamo stati ospiti del governatore Luca Zaia, intendo noi come tutti i parlamentari veneti eletti in questa conciliatura, e abbiamo preso un impegno da qualunque parte politica noi potessimo provenire, che era quello di andare a Roma e ricordarsi della volontà del popolo veneto che ci aveva dato un mandato pieno per concretizzare l'autonomia. È ovvio e necessario che per fare questo vi fosse un governo che avesse questa tematica al centro della sua agenda politica. Il contratto di governo è un contratto per punti, è ovvio che non possa essere totalmente esplicata una materia così difficile, ma il fatto stesso che per la prima volta davvero in questo paese vi sia la possibilità per la nostra regione e per tutte quelle che lo chiederanno a geometria variabile, come è stato ricordato nel contratto, di richiedere e ottenere un'autonomia, e lo diceva bene prima il servizio, con le risorse in mano, perché concedere autonomia senza risorse significa prendersi in giro, è già un passaggio epocale. Io credo una cosa, e lo hanno visto i cittadini in questi giorni, abbiamo assistito in una fase di formazione di governo a degli atti gravissimi. Stavo per dire un atto, mi sono subito corretto perché non è stato uno solo. Abbiamo visto ingerenze da parte di organismi, di burocrati non eletti, abbiamo visto ingerenze da parte di altri paesi, abbiamo visto quella che dovrebbe essere la libera informazione, che dovrebbe dare ai cittadini la possibilità di capire, schierarsi in maniera totale contro quello che era un accordo politico di programma di governo fatto dalle due forze che hanno, come è stato detto, vinto le elezioni. E io credo che paradossalmente lo sprone più grande ad andare avanti sia stata proprio la comprensione del passaggio politico fondamentale che sta vivendo il nostro Paese. Ha detto bene lei prima, direttore, quando ha parlato di due forze politiche che si sono contrapposte alle elezioni, hanno cercato di lavorare singolarmente nella prima fase delle consultazioni, hanno capito che non vi erano i numeri per concretizzare quel cambiamento che non su tutti ma su alcuni punti condividevano, e per evitare che ancora una volta questo Paese venisse governato con un premier tecnico di mandato provvisorio da parte di qualcuno che i cittadini avevano bocciato, si sono messi insieme, seduti a un tavolo per parlare di programma. L'assessore Donazzaro ha fatto un ottimo passaggio prima spiegando che questo è stato un passaggio epocale, invece di partire dai nomi, ed è per quello che il nome del premier non c'è ancora, perché si è partiti da qualcos'altro, si è partiti dicendo cosa possiamo fare per questo Paese. Ci si è messi al tavolo, ci si è al tavolo da una settimana. Io mi permetto sempre di ricordare una cosa a tutti quei giornali e le televisioni che hanno fomentato l'antipolitica, perché fa bene cavalcarla evidentemente parlando di stallo, di situazione che mette a rischio il Paese. In realtà sappiamo benissimo che in Germania ci hanno messo 6 mesi, questo tavolo delle trattative è partito da 10 giorni, quindi per cui non sono questi 10 giorni, se portano dei risultati concreti, a fare male il Paese. Ci siamo messi seduti a un tavolo, hanno i due leader con tutta una squadra di tecnici cercato una quadra, ci sono dei punti che evidentemente partendo da presupposti diversi, da forze politiche diverse, non sono stati chiariti immediatamente. Oggi possiamo dire, e l'ho detto sia Matteo Salvini che Di Maio in questa mattinata, che si è trovato una quadra sul programma. Ora bisogna cercare di capire qual è la figura giusta per fare il premier, e partiamo da due presupposti. Come Lega abbiamo sempre pensato a un premier politico, perché l'abbiamo visto in questi giorni, le pressioni che un premier riceverà saranno tantissime. Abbiamo visto, con tutto il rispetto per la figura del presidente Mattarella, anche delle dichiarazioni alquanto pesanti da parte della sua figura relativamente a quello che lui potrà o non potrà concedere a queste forze politiche che hanno i numeri per governare. Quindi a noi serve, come Italia, un premier forte, un premier deciso, che non deve in maniera pedissequamente osservare il contratto di governo, ma che lo abbia già capito, compreso e soprattutto convalidato, e dovrà convalidarlo con la sua azione. E io credo che onestamente, come è stato già detto, il nome del premier attualmente è secondario, credo si troverà, non ci sono preclusioni da parte della Lega per nessun nome. È ovvio che il contratto nasce e muore a seconda di quanto riesca e riuscirà ad essere rispettato, ed è su questo che i cittadini ci chiedono e ci chiederanno l'impegno. Noi saremo nelle piazze questo sabato e questa domenica con i punti del contratto a chiedere non solo ai nostri elettori ma a tutte quelle persone che ci hanno dato fiducia o che sono interessate a darcene in futuro cosa ne pensano, per avere un riscontro alla mano con la gente, come facciamo sempre in mezzo alle piazze. E da lì in poi io credo che nella prossima settimana il nome ci sarà. Però mi ripeto,
Credo sia stato veramente preso molto molto sotto gamba, un passaggio che a mio avviso segna l'inizio di una nuova era repubblicana, la cosiddetta terza repubblica, semmai vi è stata la seconda, e credo che onestamente bisogna focalizzarsi nel leggere questo contratto, queste 40 pagine, ma soprattutto nel cercare di capire che ci sono due partiti che hanno preso 16 milioni di voti in Italia e che vogliono andare a rispettare quel voto a prescindere dalle ingerenze esterne. Allora, vediamo le reazioni, prima di tornare in studio, le reazioni delle categorie. Ovviamente gli industriali, insomma i sindacati, stanno esaminando tutto quello che è stato scritto in queste 40 cartelle del contratto. Vediamo, sentiamo alcuni pareri, vediamo. Sono ancora diversi i punti da rivedere, ma è pur sempre una prima bozza dell'atteso contratto di governo firmato Lega Movimento 5 Stelle. 39 pagine che toccano gli aspetti più importanti della vita sociale ed economica degli italiani. Occhi puntati sulle voci che riguardano l'economia, con quel reddito di cittadinanza al centro della campagna elettorale per le politiche, che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, e poi il ritorno dei voucher e la conciliazione sulle cartelle esattoriali. Una serie di capitoli e sottocapitoli che già non mancano di far discutere le categorie economiche e sociali. Critico Vendemiano Sartor, rappresentante degli artigiani, uno dei settori che più ha risentito della crisi e che attende con impazienza risposte dal governo che verrà. Ci sono elementi chiaramente più propagandistici che sostanziali, perché io credo che prima di parlare di aumento di costi sarebbe necessario parlare di riduzione della spesa pubblica, perché altrimenti questo paese non può sopportare una ripresa che venga messa in discussione magari da economie sbagliate. In un territorio come quello veneto e trevigiano, spiega Sartor, a convincere davvero poco il concetto di reddito di cittadinanza. Nei nostri territori la gente vuole trovare un posto di lavoro, vuole lavorare, non vuole vivere tra virgolette assistita a casa. Fino a quando non verrà posta la firma sul contratto definitivo non è possibile sbilanciarsi, spiega Paolino Barbiero del sindacato pensionati, ma qualcosa da rivedere c'è. Non si parla dei coefficienti per andare in pensione, non si parla delle rivalutazioni di chi è già in pensione, quindi ci sono alcuni elementi che vanno chiariti. Da capire poi cosa succederà con la legge Fornero. Noi l'abbiamo chiesto come sindacato di superare la legge Fornero, ma anche altre norme negative che, se non vengono tolte, non danno una risposta complessiva al sistema previdenziale italiano, perché ormai è una sovrapposizione di norme fatte negli ultimi 30 anni e ci sono molte incongruenze da mettere a posto. Questa è una formula di governo talmente inedita che non ci sono termini di paragone. Dobbiamo solo aspettare, spiega Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto. Per quanto riguarda le imprese, da sempre sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega hanno posto al loro interno del dibattito politico grande attenzione. Chiaramente, rispetto alle aspettative delle singole categorie, probabilmente c'è bisogno di un periodo di assestamento. Vediamo cosa succede. Legge di Francesca Bozza. Oggi sentivo Silvano Piazza, che è vice sindaco di Silea, sentivo la Camusso durissima sulla flat tax, perché dice in sostanza è un sistema che favorisce i più ricchi e sfavorisce i più poveri, e soprattutto sono risorse che andrebbero invece destinate appunto al sociale, eccetera. Poi ovviamente si parla molto di cittadinanza. Lei come la vede questo libro con molte diciamo, ci sono due aspetti. Uno su questo inciuccio contrattualizzato, no? Aspetterei qualche giorno prima di esprimere giudizi, perché bisogna leggere, bisogna capire, poi se i contratti hanno le interpretazioni, le applicazioni, le evoluzioni, quindi mi sembra prematuro dire se sarà positivo o negativo. Per quanto riguarda la ricostruzione storica, abbiate pazienza, io capisco poco, però siamo andati a votare, c'era una maggioranza, c'era una coalizione di centrodestra, ha vinto, ma questa coalizione non c'è più, adesso va bene andare insieme con l'amante, che però hai litigato fino all'altro giorno, che si chiama 5 Stelle, cioè, voglio dire, ci hanno distrutto i timpani per anni con l'inciuccio che non è stato eletto, Renzi di quale, perché ha fatto l'accordo con i Verdignani, Alfagnani, eccetera. Qua stiamo assistendo a che poi si è preso una parte del centrodestra, insomma adesso qui va bene tutto, il contrario di tutto, direi francamente. È vero che non so quale soluzione ci sia, perché abbiamo una situazione
tripolare, però dare dignità al caos politico pensando che quello che c'era prima non andava bene e adesso perché cambiano i soggetti va benissimo, a me sembra veramente un gioco delle tre carte che non funziona e gli italiani lo stanno capendo. Qual è il punto? Che non mi sento neanche di condannare o giudicare in via pregiudiziale un contratto se prima non l'abbiamo pienamente letto, pienamente capito e in qualche modo mai applicato. No, io sono convinto che gli italiani abbiano voluto premiare come coalizione il centrodestra, doveva essere il centrodestra unito e non diviso, perché altrimenti non ha più senso neanche fare le elezioni. Sì, si vota un leader, si vota una coalizione, si vota un programma, adesso non è più né leader, né programma, né coalizione. Poi, per carità, è l'Italia e amiamo più fare il tifo per la nostra squadra che tifare la nazionale alle volte, ma non va bene, non va bene, anche perché, entriamo nel merito, il gettito fiscale italiano grosso modo corrisponde a quello tedesco, no? A cui ci piace confrontarci. Ma il problema è che l'Italia ha una spesa pubblica esagerata, eccessiva. Lo diceva prima Vendemiano Sartore. Qua in Italia non si parla mai di riduzione dei costi. Ora, la Fornero va rivista, però non si discute mai del perché qualcuno doveva andare a 43 anni in pensione, mentre che ne so, i militari sono andati anche a 30-35 anni. Ora, o siamo tutti uguali, o ci sono i fratelli che hanno diritto a eredità diverse rispetto agli altri. Poi c'è il taglio delle pensioni d'oro anche, no? Sì, ma sotto i 5.000. Se a un certo punto l'Italia, ricordiamo tutti, c'era un centrodestra che governava, a un certo punto abbiamo avuto lo spread a 5,50, eccetera. Abbiamo avuto c'è stata una speculazione pura e ormai è noto. Sì, dai, vabbè, cioè, ma è andata così. Dopo arriva Monti che deve mettere a posto le cose, che cosa fa? Fa i tagli lineari, d'accordo? Paghiamo tutti. Arriva il centrodestra che non ha la maggioranza assoluta ma relativa, cerca i voti in Parlamento, le cose in qualche modo si sistemino, migliorano, io che sono anche del PD non dico poteva fare molto meglio, beh, su questo posso essere anche d'accordo, però oggi in questo momento bisogna decidere dove intervenire. Ora, se ad esempio in Sicilia un comune come quello di Selea che ha 10.000 abitanti, no, ha 6 volte i dipendenti, ci sarà un problema. Dico la Sicilia, per dire la Calabria, le partecipate delle Calabria, eccetera. Ora, non è che dobbiamo sempre parlare male delle strutture pubbliche del Sud, però è evidente che da qualche parte dobbiamo iniziare, io ho sempre detto dobbiamo iniziare dallo spreco, primo. Secondo, l'altro elemento, in questi anni ci hanno distrutto le trombe d'Eustachio, no? Perché? Per l'immigrazione, per carità, gestita male, è venuto Minniti, doveva arrivare forse 2 anni prima, eccetera, eccetera. Bene, oggi siamo a meno 80% di immigrazione, quindi il problema immigrazione è proporzionalmente decisamente meno inferiore. Io non so per quale ragione della mafia e delle infiltrazioni mafiose non è un argomento tra le prime pagine. No, invece sui giornali qualche volta ci sono degli articoli, bruciano i capannoni, però la mafia non è un problema. Io dico che è sempre stato un problema in questo paese da decenni, però in qualche modo noi accettiamo che ci sia l'80% di evasione in alcune aree del paese, noi accettiamo bilanci non certificati nelle USL della Calabria, noi accettiamo lo stato prefallimentare delle partecipate romane. A noi va ben tutto, non può andare bene. Qual è il punto? Che cambiano i governi, cambiano i leader, adesso non si vota più il capo del governo, no? Adesso si vota il signor Nessuno per trovare un equilibrio tra due compagini politiche, che poi lo ricordiamo, per loro natura o per una situazione cosiddetta elettorale, sono espressione di due aree, una al nord e una al sud, che sono antitetiche in termini di necessità di sviluppo, di equilibri sociali, eccetera. Il nord ha bisogno di essere liberato da laccioli e da pesantezze amministrative, il sud invece ha bisogno di un certo tipo di ordine, direi quasi di presenza
ancora maggiore dello Stato. Esatto, ma anche direi quasi militare, no? Perché se hai i tuoi quartieri che sono governati dalla mafia, tu non puoi a un certo punto accettare e dire che il problema è... Hai bisogno di un prefetto di ferro. Esatto. Allora, come fanno, questa è la domanda, Lega e 5 Stelle a trovare una sintesi quando ci sono due programmi antitetici e vorremmo dire che siamo responsabili? No, allora gli altri 5 anni fa cosa erano? Irresponsabili che hanno cercato i voti? No, purtroppo c'è un problema, va rivista la legge elettorale, va soprattutto accettato il principio che chi prende un voto in più, indipendentemente da tutto il resto, come succede nei comuni, vince e governa. Questo l'Italia tutto sommato non lo vuole, perché gli italiani amano chiacchierare. E perché l'ultima legge però elettorale era stata fatta apposta per creare questa ingovernabilità, quindi una responsabilità c'è tutta. Per amor di verità è meglio che la diciamo. È stata lottata da quasi tutti però, si pensava un altro scenario. Pensi che io difenda chi l'ha votata? Ma infatti io e te siamo nella stessa posizione, perché erano i nostri due partiti che pensavano di fare l'abbraccio mortale alla fine, ma immagino, no? Sì, ma adesso l'abbraccio 5 Stelle Lega come la chiami? Tanto mortale. L'aveva votata anche la Lega, cioè per completezza, no? Figuri quanto potevamo incidere. Se non si messi d'accordo per fare la legge elettorale. No, l'avete votata anche voi, la legge elettorale non era un vero proporzionale. È meglio la era proporzionale a ping pong. Funzionava così: siccome il PD e Forza Italia nella loro logica hanno dovuto prendere più voti all'interno della coalizione, nel proporzionale a ping pong cosa succedeva? Che il partito più grosso mangiava sempre di più e quelli più piccoli, anche se di poco sotto, venivano penalizzati. Cosa è successo? Che aperte le urne, piazza piena di urne vuote, abbiamo trovato qualcos'altro e oggi viviamo questa condizione. Sì, faccio presente che l'ha votata anche la Lega. Noi, i nostri 10 parlamentari, abbiamo votato su 630 anche la legge elettorale, con un concetto: pur di non rimandare ancora il voto, eravamo disposti a votarlo anche un anno prima, però andava bene rimandare evidentemente all'epoca. L'aveva detto Salvini, qualsiasi legge si vada a votare. Allora, dove eravamo rimasti? Ecco, sì, tra coloro che sono sospesi, cioè tra tutto quello che resta così un po' per aria in seguito a questa situazione, c'è il fondo per i risparmiatori truffati dalle banche popolari e ci sono dei decreti attuativi, manca una firma e vediamo se c'è qualche spiraglio, perché i decreti attuativi sono ancora per il momento fermi, vediamo. Giornata romana ieri per le associazioni a difesa dei risparmiatori delle ex popolari, una giornata impegnativa di incontri con i vari gruppi parlamentari, dalla Lega, Forza Italia, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, non dimenticando Fratelli d'Italia. Sul tavolo i decreti attuativi del fondo di ristoro finanziario licenziato il 27 dicembre 2017 dal governo con la legge numero 205. Le garanzie sono state assolute, quindi tutti hanno confermato quello che hanno votato, c'è la consapevolezza che questo fondo deve partire al più presto, subito, c'è la consapevolezza che questo fondo deve essere implementato subito con i conti dormienti. Decreti che, come lo stesso sottosegretario dell'Economia e delle Finanze per Paolo Baretta ha fatto sapere, sono al Consiglio di Stato, serve solo una firma sollecitata dalle associazioni. Una cosa è certa, che il Consiglio di Stato lo faccia adesso e quindi venga pronto con il Ministro Padovan per la firma, bene, perché i tempi si restringono, però se anche dovesse essere fatto il nuovo governo, diciamo che è solo una questione di tempi tecnici. A rincuorare associazioni e comitati che si sono riuniti sotto la dizione Associazioni Unite per il Fondo, c'è anche il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, dove nero su bianco, a pagina 32... hanno scritto, proprio come nel contratto di governo, che il fondo rimane sulla legge in vigore e che sarà esclusivamente aumentato coi conti dormienti e le polizze dormienti. Questo vi fa sentire più tranquilli? Sì, questo ci fa sentire sicuramente più tranquilli, quindi è solo una questione di tempo. Servizio di Gabriella Basso. Allora, Alfredo Bellucco, tante volte lei ha chiesto che i governi intervenissero sui tassi usurari praticati dalle banche e su altro ancora.
Cosa pensa che cambierà qualcosa rispetto al mobilismo a cui eravamo abituati oppure no? No, io sono certo che non cambierà nulla, perché ho letto il contratto di governo, però ho la netta sensazione che qualcosa possa cambiare, perché ho avuto dei contatti per la prima volta dopo ormai tantissimi anni che faccio queste battaglie, ieri sera da un parlamentare e oggi da un altro, domani mattina addirittura farò una conferenza stampa a Padova dove sulla questione delle lettere che sta mandando la società di gestione delle attività della ex Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che chiedono il rientro naturalmente dei presunti crediti che loro dicono di avanzare. Io dico presunti per un semplice motivo, che voi sapete che noi vinciamo tutte le cause che abbiamo messo in atto, ne abbiamo vinto una anche recentemente, ma stasera ho portato con me, e poi interverrà nella seconda parte, Silvia De Iurco, una commerciante di Padova, che ha subito un trattamento dalla Banca Popolare di Verona che voi non ve lo immaginate neanche. Ha prove alla mano con due perizie tecniche firmate da Raffaella Zanellato della nostra associazione Confedere Contribuenti e da Livio De Miranda di Bari, che attesta esattamente l'usura sia contrattuale sia applicata. Ora, voi immaginate cosa stiamo noi scatenando nei confronti di questa banca. Ma non è che questa banca sia un caso isolato, questa banca l'ha fatta palesemente sballata la cosa, ma stiamo parlando di un contratto del 2017, quindi noi potenzialmente possiamo contestare tutti i contratti, ma non solo di questa banca, di tutte le banche. Qui ho in mano l'ultimissima sentenza contro la Banca Anton Veneta, ma ne abbiamo vinto con tutte le banche, da quella più piccola in mezzo alla campagna a quella più grande, Intesa San Paolo, Unicredit, Montepaschi, tutte quante, le abbiamo vinte con tutte. Il Banco Popolare di Verona, gruppo Banco BPM, ne ha fatte talmente tante, questo è un tasso applicato. Si vede? Questo è il tasso applicato, 19,50, su uno scoperto non affidato di conto. Voi dite, ma è un tasso usurario? No, perché la legge dice che può essere applicato. Il problema è che c'è la sproporzione, esiste l'usura per sproporzione, che tanti non lo fanno notare, e invece anche se è inferiore al limite di legge, può essere comunque sproporzionato e quindi c'è una concreta usura. Beluco, faccio un esempio pratico, allora, perché così chi ci ascolta capisce. È molto semplice. Allora, la legge, l'articolo 2 della legge, dice che la soglia dell'usura deve essere determinata, anzi rilevata, dalla Banca d'Italia attraverso la media aritmetica di tutti i dati che vengono dati dalle banche. Ora, siccome si alza sempre di più questo numero si alza sempre di più, proprio per effetto dei cosiddetti NPL, i crediti deteriorati, che come ho detto noi li contestiamo tutti, e essendo che si basa su questo dato, si alza sempre di più. Quando un imprenditore va in rosso perché non gli arriva un pagamento, certo, perché non riesce a pagare, eccetera, eccetera, entra nello scaglione del non affidato e può arrivare in questo momento, in questo trimestre, fino a oltre il 22%. Mi dite voi come fa a crescere un'economia al 22% di tassi di interessi legali? Ve lo dite voi, signori politici, come fa l'economia a crescere? Beh, io ho fatto una proposta e ed è questa, per chi lavora, non per chi chiede i soldi per andare in crociera. Il denaro non deve costare più del 10%, uno. Dopodiché ci deve essere un responsabile legale per ogni banca, che deve rispondere per il superamento oggettivo del tasso soglia di usura. Questo ci vuole, signori politici, e dopo ci vogliono sei anni di reclusione minima per chi commette questo odioso, schifoso reato. Poi parlerà della sua storia e la cosa. Ci torniamo, ci sarà la signora Silvia De Iurco, sarà qua in studio, è un caso proprio specifico, l'ha vissuto sulla sua pelle. Allora, andiamo a Vicenza, prima di
Prima di parlare con Alberto Galla, candidato per Civici per Vicenza, vediamo un servizio su un argomento a cui in questo momento i vicentini sono molto interessati, cioè il centro, in particolare il centro e i commercianti. Vediamo. La rivolta dei commercianti. A Vicenza la campagna elettorale accende la ribellione delle vetrine del centro storico. I negozianti, alla resa dei conti con la vecchia amministrazione che li ha dimenticati, chiedono al prossimo sindaco di ripopolare il cuore della città. Ripopolarlo come? Riempendo quei buchi vuoti, neri, orrendi che ci sono nel centro storico. Tra i buchi c'è sicuramente quello che abbiamo chiamato il muro del pianto, una lunga serie di palazzi che uno dietro l'altro sono stati abbandonati in corso Fogazzaro, l'ex Banca d'Italia, l'ex Camera di Commercio, l'ex Cinema Corso e non solo, sono usciti i servizi comunali, l'Agenzia delle Entrate. Tutto quello che prima si veniva a fare in centro e quindi nel momento di pausa poi si andava anche per negozi o per le vie, adesso non c'è più. Risultato, i commercianti hanno avuto un tracollo mostruoso. Noi abbiamo subito un crollo almeno del 60%, ma almeno, forse anche di più. I commercianti lanciano l'allarme, hanno bisogno di ridare linfa al centro storico, chiedono una nuova gestione della ZTL, proposta che rilanciamo anche noi di Rete Veneta. Serve una zona a traffico limitato a fasce orarie con i semafori, di sera chiusa per dar modo ai locali di riempire le piazze, di giorno aperta per dare ossigeno ai negozi. Bisognerebbe correre un po' ai ripari, perché un negozio che chiude difficilmente si riapre. Abbiamo dei costi, abbiamo gli affitti da pagare, abbiamo il personale da pagare, abbiamo spese molto grosse, per cui se il centro storico rimane in queste condizioni ci saranno tantissime chiusure. L'appello ai candidati... Poche parole e tanti fatti. Messaggi chiari. I commercianti di Corso Fogazzaro, a cui noi di Rete Veneta continuiamo a dare voce, incontrano il candidato del centrodestra, Francesco Rucco. Eccolo che arriva. Entrano tutti nel giardinetto interno di un locale. Li seguiamo, parlano, si confrontano, provano a trovare una soluzione. Poi escono con un accordo. C'è chi dei nostri concorrenti cerca di allargare la zona ZTL. Noi riteniamo che vada utilizzata per tutelare il centro, ovviamente anche dall'afflusso delle auto, però allo stesso tempo dobbiamo tener conto anche delle esigenze del commercio che sta soffrendo in centro come non mai. Quindi va rivitalizzato il centro, va data possibilità ai commercianti di avere un flusso di gente che possa finalmente arrivare in città e fare i suoi acquisti senza dover ricorrere ai centri commerciali. Quindi da questo punto di vista molti commercianti ci hanno chiesto di rivedere le politiche della ZTL in centro, noi siamo disponibili a farlo. Sera Francesco Rucco, intervistato dal caro Alberto Inghilleri. Allora, Alberto Galla è un libraio, la Galla è una libreria storica di Vicenza, è stata fondata dal suo bisnonno nel 1880, lei Galla se ne occupa direttamente, tra l'altro proprio nel centro della città palladiana. Le chiedo, su questa polemica, voi delle civiche, no? Ricordo che voi appoggiate il candidato sindaco Otello Dalla Rosa, da che parte siete? Allora, la nostra civica si chiama Da Adesso in Poi, da adesso in Civici poi, per Vicenza, e sostiene Otello Dalla Rosa. Ma io sono rimasto basito, stamattina ho parlato un'ora con la signora Iannò che è intervenuta in quel servizio, sì. Ma a me sembrano dei numeri totalmente in libertà. Allora io dico, sicuramente ci sono dei problemi, sicuramente ci sono dei grossi buchi neri in centro storico Vicenza, buchi neri che originano da varie vicende, non necessariamente imputabili a chi ha governato la città in questi ultimi 10 anni, non necessariamente, non totalmente diciamo, ma quello di dare dei numeri di questo tipo di carattere, oserei dire quasi terroristico, sinceramente mi sembra esagerato.
Allora è chiaro che bisogna, la nostra lista per esempio si è fatta portatrice di un progetto molto semplice, mutuato tra l'altro dalla città di Padova, che è l'operazione Saracini Scalzatte. L'operazione Saracini Scalzatte interviene sulla fiscalità, interviene sulle tasse che qualcuno deve, che i commercianti devono pagare, per favorire la riapertura dei negozi chiusi. Per un anno non pagano le varie tasse comunali. Questa mi sembra una proposta concreta, fattibile, sicuramente non ininfluente sulle entrate comunali, ma che comunque può mettere in moto un meccanismo virtuoso di riaperture. Contestualmente io sostengo anche che deve essere fatta una riflessione anche verso i proprietari, i quali devono avere la possibilità di avere anch'essi dei ristori dal punto di vista fiscale nel momento in cui affittano i negozi, magari a determinate attività. Questo potrebbe abbassare o raffreddare un attimo il valore degli affitti, che comunque restano alti e non si capisce perché sia così, e quindi consentire anche qui di mettere in moto un meccanismo virtuoso. Quindi io sono abituato, e poi ovviamente parlo per esperienza personale, io ho tre negozi in centro storico a Vicenza da 138 anni, abbiamo passato due guerre, abbiamo passato periodi decisamente… Tutti di proprietà? Tutti in affitto. Sì, non ho nessuna attività di proprietà e voglio dire… Qual è il tema del commercio oggi? Che bisogna reinventarsi, cioè non ci sono ricette facili sicuramente, e pensi poi, io che mi occupo di libri di carta, quanto posso essere colpito. Abbiamo fatto dei grossi investimenti negli ultimi anni, è un lavoro difficile, è una cosa complessa, però fare terrorismo secondo me non porta da nessuna parte. Posso invece replicare? Perché secondo me sono anche peggiori i numeri che ha dato prima la signora Iannò. Perché basta andare per Corso Palladio e vedere i negozi storici, Zoccai, Bruschi, per dirne due, chiusi, al loro posto negozi, possiamo dire, un po' di bassa qualità, possiamo dire che li troviamo nei centri commerciali, che attirano un pubblico che non è certo quello di Vicenza. Mi preoccupa quello che lei ha detto, che volete fare affitti calmierati per un anno, perché allora sì, ci sarà il mordi e fuggi, arriverà Zara low cost, prenderà in un anno l'affitto e lo lascerà un mese prima di andarsene. Questa è una politica devastante per Vicenza. Vicenza è una delle città più eleganti del Veneto e vorrei dire d'Italia. Aveva uno standing molto alto, una clientela alta, un mondo raffinato che arrivava a Vicenza. Negli ultimi 10 anni, e io la vivo perché la lavoro, io l'ho vista impoverita, ho visto chiudere dei commercianti che avevano negozi storici, l'ho vista diventare brutta perché purtroppo è anche pericolosa e sporca, se in centro storico abbiamo tutti la percezione che non ci sia più il decoro di un tempo. Quando hanno chiuso negozi importanti, i cui nomi, dall'abbigliamento maschile a quello delle gioiellerie, parlavano a una Vicenza di altro genere, noi ci ritroviamo, io non posso essere nostalgica a 45 anni, pensando che 10 anni fa, perdoni, era un'altra città. E soprattutto negli ultimi 5, è stato un continuo impoverimento e abbruttimento. Io invece guardo con favore le politiche che il nostro candidato sindaco Rucco vuole fare, perché vedrete che torneremo ad avere una città viva, pulita, elegante e controllata, perché francamente oggi non è così. E le garantisco che quando abbiamo fatto il censimento dei negozi del Corso Palladio, insomma, i numeri erano diversi. Ribadisco quello che ho detto prima, ci vivo tutti i giorni, dalla mattina alla sera in centro storico. Posso concordare sul fatto che è magari modificato un certo tessuto di clienti, ma signori, qua il problema è che la città si è impoverita per vicende che non hanno a che fare col tessuto commerciale o con le politiche che ha fatto. Diciamo che anche contribuito, però ci sono meno soldi della città alle persone, ma sinceramente, e lo ribadisco e lo posso testimoniare, io non ho questa percezione di
degrado, non ho assolutamente questa percezione di sporcizia, quando mai? Cioè, no, vedremo cosa diranno i vicentini. Ma certo, questo sicuramente. No? Ma non è che se i vicentini votano per il candidato sindaco del centrodestra vuol dire che la città è sporca, brutta, degradata e così via. È perché c'è una volontà politica di fare delle scelte diverse, non cavalchiamo questa cosa, perché poi appunto siccome nessuno ha le ricette, mendicanti, immigrati non controllati, scritte sui muri, non le ho viste da sola. Posso introdurmi in questo ragionamento? L'editore piace, è vero. Esatto, e quindi... Allora, trasferiamo questa... Io sono una buona cliente allora, va bene così. Allora, trasferiamo l'argomento, lo portiamo a Treviso. Ok, Treviso è stata svuotata dal ventennio leghista, i quali hanno fatto il risico che non ha portato risultati, è stato bloccato, no? Sbaglio? Hanno venduto la provincia, è andata fuori, il risico eccetera eccetera, è stata svuotata. Allora, noi non dovremmo in qualche modo votare, visto che Treviso va alle elezioni, ma che dopo il ventennio leghista per definizione ci deve essere almeno un decennio manigliano, perché la città è stata svuotata dall'amministrazione leghista, no? Cioè, sta migliorata l'amministrazione leghista, sono sicuramente, di Manildo, scusa, abbi pazienza, se il concetto è lo svuotamento, adesso non è che è stata svuotata con la Lega, con l'ultima amministrazione Gobbo, sì. Svuotata da cosa? Svuotata dal fatto che hanno decentrato degli uffici che erano in centro, quindi la provincia, poi hanno fatto il centro a piani, sono andato fuori, è un dato oggettivo, mi pare, no? Adesso possiamo dire che a un certo punto, lascia perdere che tutto non si riduce sui profughi. La qualità della vita si basa sugli uffici della provincia e città? O ma allora, scusa, non sei di Treviso, no? Non so, Treviso, basta. Sì, basta anche hanno altri, però il problema è un altro, no? Se il problema è l'amministrazione, per analogia l'amministrazione leghista di Treviso è stata svuotata. Non capisco l'analogia, però mi spieghi. Perché il problema è che lo svuotamento del centro non necessariamente parte da scelte amministrative, allora, perché per definizione allora Treviso è stata svuotata dall'amministrazione. Ma che analogia è? Sì, perché città ha le sue dinamiche, non avevo dubbi, però il centro di Treviso è stato chi ha portato fuori gli uffici? Chi li ha portati fuori? L'amministrazione della Lega, no? D'accordo. E allora c'è una responsabilità oggettiva di svuotamento anche del centro. Anche vedremo come voteranno i trevigiani. Ma cosa c'entra con Vicenza? Stavamo perché sembrava che ci fosse questo figlio legato alla gestione amministrativa. Sì, no? C'è una responsabilità oggettiva. E allora Treviso decisamente superiore. Sul filone della percezione e sul filone della logica che io chiamo terroristica, ma per carità, diamogli le virgolette. No, togliamo anche la parola, perché c'è del terrorismo vero che gira in Italia, quindi vorrei essere... Prego. Venire a Vicenza in questi giorni, che c'è il Festival Jazz, che è una manifestazione da anni, fiore all'occhiello della città. Ma ieri sera ero lì a Vicenza ad apprezzare la musica. Prima del Festival Jazz si è chiusa la mostra su Van Gogh, che ha portato centinaia di migliaia di persone in città, nei locali, in centro, nei negozi. Allora, capisco che la propaganda debba dire è tutto brutto, sporco e cattivo, però secondo me va fatta una valutazione più serena, una valutazione più serena, più oggettiva delle cose. Io non nego che ci possono essere dei problemi, il mio approccio civico mi porta a essere abbastanza neutro nella valutazione, anche perché, ripeto, sono persona in causa dal punto di vista dell'attività commerciale, però io dico che forse una valutazione più serena ci vorrebbe, e meno manichea e meno propagandistica, assessore. Chiedeva di intervenire. Magari sono limitato, io non ho capito l'analogia fra decentramento amministrativo e qualità della vita. Io parto da due presupposti, sempre basandomi sulle città che conosco meglio, che sono la mia città, che è quella di Mestre, quindi di Venezia, e quella di Padova, dove per lavoro vivo in entrambi i luoghi. E io credo onestamente, stando nei gazebi, stando nelle piazze con la gente a parlare, quando i cittadini si fermano, non me l'ho mai chiesto in oltre 12 anni, lo faccio dai 16 anni, la passione per la politica è nata presto, nessuno mi ha mai detto
guardi, la città è crollata perché hanno spostato l'ufficio della provincia da Mestre Centro e l'hanno messo magari in un'altra area del comune, in area metropolitana. I problemi nascono quando manca la sicurezza, quando i negozi del centro si svuotano, come diceva prima l'assessore, e vengono ripopolati in maniera saltuaria da negozi di scarsa qualità, e quando c'è una percezione diffusa di degrado. E le faccio un esempio concreto, la cosa più semplice del mondo. Io non credo che ci sia un'amministrazione di destra buona e un'amministrazione di sinistra cattiva. Credo che le politiche nazionali sulla gestione di certi temi influiscano anche sulla vita dei sindaci, che purtroppo, volenti o nolenti, non possono fare tutto e non hanno i poteri per fare tutto. Quindi non do e non scarico la colpa su un singolo primo cittadino. Noi governiamo come Lega all'interno di una maggioranza la città di Venezia, il mio comune, Venezia Mestre, i problemi sono tantissimi e non si risolvono né con la bacchetta magica né con sindaci che si reinventano sceriffi da sera alla mattina. Servono norme nazionali, però a volte il degrado, l'insicurezza, la percezione di una città che muore nasce da piccole cose. Faccio due esempi banalissimi. Potrei attaccarmi sul discorso dell'insicurezza, dell'immigrazione, poi mi dico che parliamo solo di quello, quindi parliamo di qualcos'altro. Io ho visto il dramma di una città come Padova, che in 2 anni e mezzo l'amministrazione Bitonci stava cambiando modus operandi non sull'immigrazione, ma sul vivere in centro città. Cosa è cambiato? Abbiamo avuto le ultime tre domeniche dei mesi scorsi le fantastiche, meravigliose domeniche ecologiche. Così i pochi commercianti rimasti in questi centri che combattono 4, 5, 6, 7 centri commerciali, guardi caso, il paradosso è che proprio il candidato sindaco che ha vinto le elezioni è anche uno di quelli che i centri commerciali solitamente li aprono, ma questo è un altro discorso. Cosa succede? Che i commercianti del centro che vorrebbero vivere, qui non si parla di immigrazione, di degrado, di sicurezza, che vorrebbero dare ai cittadini servizi, si trovano a combattere non solo contro i mastodonti che noi, mi permetto qui la collega, un ottimo assessore regionale, abbiamo appoggiato come parlamentari veneti la proposta dell'assessore regionale Marcato per la limitazione delle domeniche aperte dei grandi centri commerciali come parlamentari veneti, questa è la proposta, quindi il prossimo governo farà sua, e mi permetto di dire questo, io da un'amministrazione comunale non chiedo di fare politica a livello nazionale, ma chiedo di interessarsi ai bisogni dei cittadini. Quando le associazioni in toto dei commercianti del centro di una città come Padova, uno dei cuori della nostra regione, ti chiedono mezzi per sopravvivere e tu gli chiudi le domeniche in centro, stai facendo una buona politica o una cattiva politica? E qui la destra, la sinistra, la Lega, non la Lega, non c'entra nulla, perché se aiutassero i commercianti del centro sarei più a applaudire, ma se mi blocchi il traffico nella malsana idea che basti una domenica chiusa per smettere di inquinare, di avere poi sottili che ci impediscono di respirare, significa che di due l'una, o sei contro i negozi del centro e vuoi favorire quella grande distribuzione, o davvero non sai quali sono i problemi dei cittadini reali. Allora dobbiamo andare da Silvia Nizzetto, però prima vediamo un'altra vicenda che è legata al prossimo governo. Nel contratto 5 Stelle Lega si parla della possibilità di riattivare quei tribunali che erano stati chiusi da una recente riforma dell'amministrazione giudiziaria, e tra questi c'era anche Bassano del Grappa. Vediamo se eventualmente il tribunale di Bassano e il tribunale della Pedemontana potrebbe in qualche modo tornare. Vediamo. Occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria, modificando la riforma del 2012 che ha accentrato sedi e funzioni con l'obiettivo di riportare tribunali, procure e uffici del giudice di pace vicino a cittadini e imprese. Pagina 13 del contratto di governo, la Bibbia che disciplina l'alleanza di Matteo Salvini con Luigi Di Maio, spunta l'ipotesi di aprire le sedi periferiche dei tribunali. Il politichese è d'obbligo su un documento che deve mettere tutti d'accordo, ma ad interpretare le parole emerge che l'obiettivo deve essere quello di riportare procure e giudice di pace più vicini ai cittadini. Insomma, appare chiaro l'intenzione sia quella di riaprire i palazzi di giustizia territoriali. Tra le intenzioni espresse nell'ultima stesura della bozza e la realtà c'è di mezzo anche la valutazione della base di Lega e 5 Stelle. Dopo quel passaggio il percorso per trasformare i sogni in realtà non è comunque detto che sia in discesa. Le due forze politiche che ora si stanno dando da fare per governare, per tentare di governare, erano entrambe contrarie alla riforma. In particolare poi sul territorio veneto, insomma, sia 5 Stelle che Lega è sempre stata a sostegno del ripristino del Tribunale. E non resta che provare a capire quali potrebbero essere le ripercussioni sul territorio. Quando si ingrandisce la prospettiva, la collaborazione viene meno e quindi c'è la necessità di maggior personale. Ecco, il problema di Vicenza non è solo di Vicenza, è un po' di tutti questi tribunali accorpanti che non si sono visti riadeguare le strutture
all'entrata di un altro tribunale dentro di loro. Ai legali intanto non rimane altro da fare che affidarsi alla politica, aggrapparsi ad una promessa messa nero su bianco nel contratto di governo. La notizia ha già fatto il giro degli studi legali questa mattina, un passaparola tra tutti, riaccende una speranza e le vie della politica sono infinite. Servizio di Andrea Zambenedetti, stasera in regia Fabrizio Bazzoni, ci sono Roberto Durigone e Alberto Piovesan. Allora, Silvia Nizzetto, Indipendenza Veneta, che a Treviso sostiene Mario Conte. No? Il suo giudizio sull'amministrazione, diciamo, di Manildo, che è il sindaco uscente che si ricandida, no? Io le dico, vivendo appunto a Gazebo, anzi chiedo scusa perché sono a zero di voce, perché veramente siamo fuori tutti i giorni con una miriade di gazebi, quindi ad ascoltare le persone fondamentalmente. Io devo dire che la percezione che c'è e che viene ovviamente tradotta poi a noi, ma che poi posso rilevare io come cittadina di Treviso, che ho vissuto la città a pieno, a 360 gradi, anche se sono a quartiere limitrofo perché vivo a Canizzano, però per attività alla fine poi la si vive, no? I limiti e le distanze sono irrisorie, anche se in realtà poi quello che si riceve nei quartieri è quello che fa la differenza. In quest'ultima gestione quello che è mancato e che noi riceviamo dai quartieri è proprio la presenza dell'amministrazione che arrivi fino ai quartieri, cioè ai quartieri è arrivato poco o niente. Quello che riusciamo a vedere lo vediamo adesso, però credo che i cittadini considerino i 5 anni anche passati. Ahimè, per 5 anni non si è visto nulla e non si è ricevuta proprio la presenza. Le persone dicono che quello che è mancato è proprio il contatto, il fatto di rendersi conto che l'amministrazione c'era ed era in ascolto, e ai quartieri è arrivato quasi nulla, anche proprio nelle cose minime. La gente francamente, al di là dopo della città, ma le due parole le faccio in generale, però il malumore delle persone è proprio la sfiducia nel fatto che loro non hanno visto corrisposte quelle che sono le necessità essenziali, perché poi diciamocela chiara, probabilmente i nostri comuni veneti non avrebbero nessun problema se ci fosse un autogoverno e se potessimo gestire le nostre economie. Il problema è che sappiamo tutti i tagli che vengono fatti, i soldi che abbiamo che non possiamo utilizzare, quindi le difficoltà ci sono a livello economico. Sta di fatto che i cittadini pretendono quantomeno i servizi essenziali, voglio dire, dal mantenere le strade, io non le dico, quando si mettono i temi appunto per cercare di capire anche da loro, c'è la necessità che loro sentono anche solo di avere un manto stradale, che una volta bene o male rifacevano ogni 2 anni, adesso siamo ridotti a vederlo rifatto ormai ogni 7, piuttosto che il decoro, ragazzi, non c'è niente da fare, ma è un'altra esigenza che la gente vuole, perché è vero che i problemi magari sono in alto, sono a monte, però partono spesso appunto, come qualcuno aveva detto, anche proprio da delle scelte politiche superiori che poi vanno a calarsi anche nell'amministrazione di un comune e nelle scelte di un comune, perché il discorso anche di un'accoglienza aperta e di dire sì, portiamo dentro tutti e spingiamo in un certo senso, comunque la fomentiamo, si è comunque riversata poi sulle teste dei cittadini, e questo i cittadini l'hanno vissuto nelle città, la percezione del fatto che non ci sia questa sicurezza quando si esce. Io parlavo con un signore del centro storico, perché dopo si dice muore il teatro, muoiono le attività. Il teatro è morto perché le dico, una parte delle signore che da me si sono riferite al gazebo mi dicevano che per esempio loro avevano gli abbonamenti, non lo fanno più l'abbonamento perché loro di sera non hanno più coraggio di uscire. Allora, tanto per fare proprio un piccolo esempio del fatto che se uno non si sente sicuro, dietro a questa base di partenza, diciamo questo concetto, ci viaggia poi anche tutta un'economia. E lo stesso vale per quelli che possono essere i luoghi di divertimento, per chi ha i figli giovani che comunque ha il timore di mandarli fuori. Quindi c'è un problema percepito, certo, di sicurezza, e quello sicuramente è comunque sentito. Però dico, le risposte sono mancate nelle cose soprattutto proprio di base. E poi secondo me un problema che vorrei veramente, per il quale io veramente spingo, è il cercare di avere anche una certa lungimiranza nella programmazione. Questo si è rilevato per esempio anche a livello pratico, per dire, nell'organizzazione degli eventi. Si parlava che le città appunto vanno in sofferenza alla ZTL, piuttosto che appunto comunque la difficoltà di arrivare tra parcheggi. I commercianti hanno vissuto a Treviso 3 domeniche di fila, per esempio, le città chiuse per eventi sportivi
tre domeniche di Quaresima, per chi magari è anche cattolico, voglio dire, non arrivavano neanche in chiesa. Queste cose non possono avvenire. Senta, che riscontri ha, essendo nei gazebo, eccetera, della partecipazione al voto? Cioè, voglio dire, secondo lei è un voto molto sentito? O allora, ci io credo, rispetto a quando abbiamo fatto gazebi, appunto, sì, per politiche o altri appuntamenti elettorali, l'appuntamento della giocata elettorale, diciamo, delle amministrative, mi pare sinceramente di riuscire a percepirla molto più vissuta. Io mi spendo, le dico, ancora prima di parlare di programmi, mi spendo sempre sul fatto che la gente vada a votare, perché credo che l'amministrazione sia l'unico ormai legame stretto che c'è con i cittadini, perché la politica purtroppo è, a livello statale, ha abbastanza sganciato, no? Il cittadino e anche il voto, con poi quello che è il risultato del voto e le vicissitudini di cui abbiamo parlato anche prima. Se ci fosse il ballottaggio, quindi, il 24 giugno, non aiuta. Il discorso invece delle amministrative, ragazzi, mette in gioco direttamente i cittadini, perché i cittadini hanno la possibilità di dare una delega diretta, ma diretta anche a delle persone specifiche, tra l'altro con nome e cognome. Dopo 5 anni la possono ritirare. Quindi io dico a tutti, un cittadino che non va a votare per la propria amministrazione è sbaglio. È irresponsabile nei confronti suoi e anche nei confronti comunque delle generazioni dei figli, perché non voler decidere e non avere neanche la volontà di mettersi in gioco nel decidere chi dovrebbe comunque amministrare in modo adeguato, consapevole, secondo poi le esigenze di ogni cittadino nella libertà, credo che sia, insomma, il minimo richiesto per il senso civico, quantomeno, di appartenenza anche ad un territorio e ad una città che ognuno di noi vive quotidianamente. Allora, poi parleremo anche del reddito di cittadinanza, perché avete visto un SMS, ce ne sono tanti che dicono, ma come, qualcuno non ha versato contributi, magari non ha mai lavorato, si becca la pensione 780, perché questa è la cifra che è stata indicata, no? Per chi non ha lavoro, poi bisognerà vedere le modalità, ma più o meno il range è questo, 780 euro, che ovviamente fanno comodo a tanta gente, non sempre molto disposta, a volte anche quando c'è da lavorare, a farlo. Allora, Belluco, per la questione della sicurezza voleva dire una cosa. Sento molto parlare anche specialmente nelle elezioni amministrative sulla questione di sicurezza. Adesso ho visto anche il programma di governo che bisogna, insomma, difenderci da chissà quali attacchi esterni e interni. Ora, quando passa una banca e si porta via i risparmi di 220.000 risparmiatori, due banche, i politici hanno messo a disposizione 600.000 euro per fare le cause? Dico una cosa, che ci sia stata un'indignazione vera e propria, nel senso di dire che questi sono dei criminali che vanno rinchiusi e buttata via la chiave. Adesso solo si sente parlare di un inasprimento delle pene, ma qui stiamo parlando di usura, signori, che è un reato di pericolo sociale, non di danno economico. La signora Silvia De Iurco, che fra poco parlerà, non ha subito solo lei un danno economico, tutta la società ha subito un danno sociale, tanto è vero che è un reato che va perseguito d'ufficio e teoricamente la signora ha 6 anni e mezzo per fare la denuncia. Cosa significa? Che è particolarmente tutelata lei, ma tutta la società. E io mi domando come fa una società che è consapevole di quello che dico io, e lo dico ormai da 11 anni, dico bene direttore, lo dico da 11 anni in questa sede, l'ho dimostrato in tutte le fasi di giudizio, abbiamo tutte le sentenze, abbiamo tutte le perie, abbiamo tutto, abbiamo anche il povero suicida martire che abbiamo dimostrato in giudizio che non era lui debitore ma addirittura creditore per circa 300.000 euro, Giovanni Schiavon, purtroppo, e qui non c'è nessuno che si indigna. Tutti ci dobbiamo armare perché chissà cosa succederà, va bene, per carità, armiamoci e poi magari facciamo la fine degli Stati Uniti, dove succedono 10 incidenti al giorno di morti magari all'interno della propria famiglia, vedremo. Il problema è che ci sono delle altre priorità, ci sono delle altre priorità che sono quelle del lavoro, sono quelle della casa. Adesso vanno in esecuzione qualcosa come 480.000
esecuzioni quest'anno e molto spesso saranno contestabili per i motivi che dicevo prima: truffe, anatocismi, giochi di valuta, commissioni non dovute, non lecitamente pattuite, usura, e nessuno dice nulla. Una omertà politica e istituzionale delle camere di commercio, delle associazioni di categoria, dei consorzi di garanzia, dei fidi, della Banca d'Italia, non ne parliamo perché è complice in usura. Voi cliccate Banca d'Italia complice in usura e vi esce un articolo dove io l'accuso di essere complice in usura. E non mi becco le querelle, signori, non me le becco perché ho le prove di quello che dico. Allora, c'era un sms divertente, cioè sono più veloci le due Coree a fare la pace che l'Italia a fare un governo, eh? Cioè, ci sono tante critiche, eccolo qua. Allora, tantissimi sms, solo sms anche stasera. Torniamo subito da Silvano Piazza, da Alberto Galla e dagli altri ospiti. Prima però vediamo un servizio che riguarda il dopo contratto per il governo del cambiamento, e torniamo in Regione Veneto, vediamo. Addio al vincolo dei due mandati per i consiglieri regionali, che potranno essere rieletti fino a quando i cittadini avranno voglia di votarli. Il limite di 10 anni, introdotto dalla scorsa legislatura, non ha mai avuto il tempo di diventare effettivo. È scomparso nella nuova legge elettorale, che cambierà ancora una volta le regole in vista delle elezioni del 2020. Tra le altre innovazioni, la scomparsa dell'incompatibilità tra consigliere regionale e comunale. Dal momento che il consigliere viene eletto direttamente dal popolo, quindi scelto attraverso le preferenze, è il popolo è sovrano, quindi è il popolo a dover decidere se un consigliere merita di rimanere all'interno di questo consesso oppure no. Di diversa opinione, il Movimento 5 Stelle è tutt'altro che ammorbidito verso la maggioranza leghista dalla trattativa in corso a Roma tra i due partiti. Questa legge elettorale è pensata solamente per fare i favori ai consiglieri regionali che cercano di trovare altri posti nei consigli comunali, o che vogliono per esempio rimanere qua a vita. Infatti c'era l'obbligo che dopo due mandati uno se ne doveva andare, e adesso questo obbligo è stato tolto e quindi uno può stare qui e pascolare tutta la vita in consiglio regionale. Ma anche tra le file dell'opposizione non manca chi approva l'eliminazione dell'incompatibilità. Questo è un limite che è stato deciso nella scorsa legislatura, non ero d'accordo e ritengo che il ruolo del consigliere comunale può sicuramente essere abbinato ad un ruolo come il consigliere regionale, che può rimanere almeno legato al suo comune e al suo territorio. Servizio di Tommaso Stoppa, Silvano Piazza, allora l'inserimento della fiducia, tante polemiche su una super maggioranza e adesso il limite dei due mandati che cade. Lo Zaiatellum e quant'altro, ma Zaia governatore, ho visto una battuta prima relativamente alla città di Treviso, che a trasferire gli immobili fuori. Perché volevo rispondere a chi manda un sms. Sì. Allora, consiglio un libro, si chiama Testimone oculare, scritto da Renato Sartor, che è stato direttore generale della Fondazione Cassamarca, che spiega chi ha stabilito il risico, per cui se uno va a lezione al Treviso, se Mario volesse leggere questo libro, spiega chi ha comprato la provincia, come l'ha comprata, i rischi, eccetera, e non so se dà tutta la colpa a De Poli, perché De Poli vende e compra con chi c'è in quel momento, no? Allora, informarsi farebbe bene, leggere un libro non costa neanche molto, primo. Secondo, per quanto riguarda la legge regionale, sì. Anzi, faccio una premessa: io sono d'accordo per la chiusura delle domeniche ai supermercati, e quindi se per caso hai ragione io voglio essere il primo firmatario, perché ho tentato quando ero sindaco di proporre la chiusura ancora 10 anni fa, mi hanno detto no perché c'era la legge Monti, eccetera, quindi sono d'accordo, però esiste anche una scelta evidente di ogni cittadino può anche decidere di non andare domenica a fare gli acquisti ai centri commerciali. Cioè, non è che i centri commerciali tengono aperti perché la gente deve. Allora io invito chi mi ascolta a non andare domenica a fare la spesa, perché lì poi ci sono le figlie, le mamme, le zie, le nonne, eccetera, eccetera. La vita si cambia anche attraverso i cosiddetti esempi che noi tutti potremmo dare. Quindi andiamo in centro. Sindaco, per quanto riguarda faccio l'avvocato del diavolo, perché vedo che siete tutti per la chiusura alla domenica. Ma se un imprenditore decide di tenere aperto un negozio, un centro commerciale, evidentemente vuol dire che qualcosa entra, no, anche la domenica, che serve, può servire, diciamo, ad aumentare il fatturato, diciamo, no?
Allora, in un momento in cui c'è disoccupazione, tutti piangono miseria, tutti dicono non abbiamo lavoro, eccetera, se questa rappresenta, diciamo, una via per comunque far incassare di più gli ipermercati o altro, non è un po' controproducente dire la domenica non si lavora? Cioè, in altri paesi si lavora il sabato, la domenica. Quali? Beh, gli Stati Uniti, per esempio, in Inghilterra. Ma non la Germania? In Inghilterra i ragazzi italiani che lavorano nei supermercati sabato e domenica lavorano. Allora, e Londra, poi magari non lavorano durante la Londra non è l'Inghilterra. Beh, vabbè, insomma. Vabbè, però, allora, sì, ma il problema è un altro. O vogliamo i centri pieni, i centri delle città piene, o vogliamo le città vuote. No, e siccome la spesa è quella, o andiamo da una parte o andiamo dall'altra. Io invece preferisco domenica, se posso, andare in centro, vedo una mostra, fare una chiacchierata, eccetera. Quindi io non sono d'accordo che la spesa sia necessariamente legata alla domenica. Poi ci stava bene le famose 10 domeniche durante l'anno, quella prima di Natale, esatto. Per cui non capisco, cioè non mi pare che la società abbia bisogno, sia una necessità assoluta. Poi potrebbe anche essere legata, che ne so, a degli avvenimenti, la città di Jesolo è una cosa, ma non necessariamente Treviso. Poi c'è l'altro problema, che i centri commerciali vengono aperti in base a una legge regionale, i quali si lamentano poi se i centri storici si svuotano, cioè, ma è così, basta mettere un limite. Diciamo la verità. No, non dipende dalla regione. No, le scelte sono del comune, della programmazione, delle autorizzazioni che il comune dà. Noi abbiamo un piano regionale che dice che le grandi infrastrutture che abbiamo bloccato, come voi sapete bene, perché c'è una normativa regionale che ha bloccato tutte le autorizzazioni delle grandi aree commerciali che sono quelle di responsabilità della regione. Tutto il resto, la metratura non me la ricordo, posso dire che non me la ricordo perché non me la ricordo. Sono 2500 metri quadrati. Tutte le altre sono responsabilità dell'amministrazione comunale. Sulla Punta Banna, qui a Conegliano, vede che il centro commerciale non è che Conegliano, una cosa San è un'altra. Sono tutte due vere, una è vera e una è falsa. E allora quello che hanno aperto cos'era? Cioè, voglio dire, le aperture o ci sono o non ci sono. Io ho visto aprire centri commerciali anche questi ultimi due anni, e in base alla disponibilità chiaramente dell'amministrazione comunale e regionale. Precedenti con al di là di questo, perché vogliamo arrivare allo Zaiellum, che bisogna cambiarlo perché suona male. No. Cos'è? Zaiatellum, no. Cosa sarebbe? Ma sarebbe la nuova legge regionale con la fiducia, insomma. Ecco. Viene chiamato così, insomma, però a me non piace perché suona male. Sì, sì. Allora, dal punto di vista proprio cacofonico. Sì. Comunque, al di là di questo, io non sono per i limiti di mandato perché alla fine vota i cittadini, due mandati francamente possono essere tre. Certo che c'è qualcuno che mi pare sia da qualche decennio là dentro, no? Ne hai una seduta qui? No, qualche decennio, no. A me piace la verità nella vita. Per il limite dei mandati. No, io sono al quarto e mi hanno votato sempre. Sì, infatti io posso con le preferenze. Ma ho detto sapendo che ero lì vecchia, ogni anno di più. Vecchia, no. Allora, se avessi fatto male non mi avrebbero votato. Io ho grande rispetto del voto popolare. Esatto. Sempre uguale l'assessore, cioè passa tempo. No, mi dico che migliore vecchia. Mi sembra anche più bella non ho mai detto che ci debba essere un limite, infatti lo stavo dicendo, no? Tra l'altro non mi riferivo a te ma mi riferivo a qualcun altro che è ancora più vecchio, ma comunque non è questo. C'è un problema però tra la nomina, tra la presenza di un consiglio comunale e il consiglio regionale. Io assolutamente ero contrario. Secondo me sì, non si può fare incompatibilità. Ma è evidente, no, ma allora però abbiate pazienza, adesso non so, Cialbetti, se mai dovesse, comunque prende preferenze, si trova da una parte e anche dall'altra, cioè dovrebbero arrivare dei contributi da una parte e dall'altra, fa la domanda che la regione dà, ma allo stesso tempo la si trova. C'era una cosa bella in Regione Veneto, c'era l'incompatibilità tra queste due figure. Io la trovo. Allora ci sono messaggi personalizzati. Quella pop. Galla non vede il degrado perché sta sempre a leggere i romanzi di Bay, ascoltare i gruppi jazz, vedendo solo dove è illuminato dai fari, ma provi a testare la clientela, vedrà
Devo deludere, signore, il libraio in libreria non legge i libri, di sicuro. Non c'è dubbio. Allora, Vincenzo, deve tornare a Gallup, c'è anche la battuta finale. Senta Galla, tornando un po' alla politica nazionale, lei non trova che a prescindere ci vorrà un Presidente del Consiglio in grado di gestire con una certa forza una situazione difficile, cioè un Presidente con gli attributi, non un burattino? La ringrazio, direttore, no? Di avermi fatto questa domanda. Non osavo intervenire in argomenti di politica nazionale, però in questo caso intervengo proprio da persona, credo, di buon senso. Allora, io posso capire che ci sia il nuovo paradigma. Benissimo, ci abbiamo messo insieme gli opposti, Lega e 5 Stelle, si fanno loro bel contratto. Però a me sembra veramente assurdo che tutto questo non ruoti attorno a un leader. È questo che non torna, non mi convince. Cioè, la maggioranza che esprime un governo deve avere un leader di riferimento, non un esecutore. Ecco, cioè non è un amministratore delegato il Presidente del Consiglio. C'è anche un problemino di natura forse costituzionale da questo punto di vista, di ruoli, di carichi, di compiti. Quindi non mi convincono questa tesi che sì, sacrosanto il discorso del programma, per carità di Dio. E soprattutto, essendo due forze che fino a ieri si combattevano, è chiaro che dovevano avere anche i loro tempi per poter ragionare. Però a me non convince questa cosa, non convince affatto. Candidati come Sapelli, Buonafede, Carelli, io conosco Carelli, un bravissimo giornalista, ma non è certo uno che ha un polso tale da, diciamo, tenere a bada tutti quelli che... Per stimolare un circo, che cosa dovrebbe accadere allora? No, dottor Galla, secondo me, no, lo dico appunto come prendetemi come il cittadino, sicuramente orientato, però voglio dire, non è che in questo momento, abbia dei grossi riferimenti a livello nazionale, bisogna essere onesti anche da questo punto di vista. Però francamente mi sarebbe piaciuto che o la Lega o i 5 Stelle decidessimo. Benissimo, il concetto della staffetta, che è già abbastanza, che quello perverso istituzionalmente, però ha più senso. Cioè un leader della cosiddetta coalizione che governa si prende la responsabilità e porta avanti per un certo periodo il programma che è stato concordato. Ma c'è, appunto, si parla e si continua a parlare di governo politico, dopodiché ci mettono l'ex conduttore televisivo piuttosto che l'illustre professore a presiederlo. Bazzaro, che Presidente del Consiglio... No, io sono felicissimo dei servizi che ho visto prima, le varie categorie del paese, soprattutto qui in Veneto, che discutono del programma di governo. Io non l'ho mai visto. E veramente è stato bellissimo ascoltare i cittadini che dibattono favorevolmente, negativamente, indifferente, ma che sanno perfettamente qual è l'agenda politica del paese. Onestamente, se questo è il primo passo, io sono già veramente soddisfatto, lo dico con orgoglio da cittadino, non da chi fa politica per passione, perché quando si parla di esecutivi di governo sembra che ci si trovi in qualche segreta stanza tra Montecitorio e Palazzo Chigi e davanti a un caminetto, le famose cene del caminetto, si decida il futuro del paese, i nomi, i cognomi e il programma, sì, vabbè, era quello che si presenta agli elettori in campagna elettorale e poi chi si è visto si è visto. È da 7 giorni che il paese reale, le categorie, i cittadini, dai commercianti agli avvocati, dagli operai dell'Ilva a chi protesta per la TAV, ascolta chi vuole andare a governare, chi neanche effettivamente i numeri, discutere di quello che vuole fare. Personalmente la trovo già una svolta, anche solo, siccome si parla spesso di percezione, io la trovo una svolta percettiva già epocale e onestamente ne sono fiero. Parto però sempre da un presupposto quando si parla della politica, piaccia o non piaccia, l'Italia è una repubblica parlamentare e questo va ricordato, il che significa che il Parlamento sovrano può eleggere grosso modo chi vuole all'interno per fare il Presidente del Consiglio. È ovvio che negli ultimi 20 anni di bipolarismo abbiamo visto delle coalizioni ben delineate, quasi sempre, tranne magari nel caso del 1996, quando la Lega era separata, che indicavano dei leader, da una parte c'era Silvio Berlusconi, dall'altra uno dei tanti contender che Berlusconi ha battuto, e via andare, e si sapeva già chi vinceva. Oggi questa politica, che evidentemente, e faccio il mea culpa a chi fa politica anche solo per attivismo prima di essere stato eletto, evidentemente ha fallito in qualcosa. E i cittadini hanno scelto strade alternative, politici alternativi, vie alternative. Cosa significa questo?
che il punto non è tanto capire, dopo mi fermo su un passaggio riguardante la legge regionale, non è tanto capire chi fa il premier, ma qual è la percezione del paese, perché io ripeto, e mi soffermerò sempre su questo argomento, chi fa informazione, perché si dice sempre che un paese ha i governanti che si merita, io dico anche che un paese ha anche i giornalisti che si merita, perché chi fa informazione in questo paese, io ho, per ovviamente anche interesse personale, passato in rassegna le ultime 72 ore tutti i quotidiani, cartacei e online, perché ho la fortuna di avere anche la rassegna stampa al mattino, e vedere il terrorismo, quello sì psicologico, sul cittadino che ha quei mezzi per informarsi, non è che deve chiamare il parlamentare per sapere cosa succede, ha il diritto all'informazione, ha il diritto di sapere le cose come stanno. E sentire parlare di una casta che bloccava il paese, che praticamente andava a intaccare il reddito dell'operaio perché non si era messa d'accordo il giorno prima ma aspettava il giorno dopo, è stato qualcosa di peggio della troica che da Bruxelles impone gli ordini. Un ultimo passaggio sulla legge regionale, che era l'argomento di dibattito. Io sono d'accordissimo su quello che ha detto Matteo Salvini, sto ripetuto un po' da tutti in studio, sarebbe bello che con la giusta rappresentatività, perché la legge elettorale deve avere governabilità e rappresentatività, perché non può essere qualcuno, come ha fatto il centro-sinistra, una parentesi, 5 anni fa il centro-sinistra e il centro-destra arrivarono staccati di mezzo punto, il centro-sinistra si papò, presidenza della Camera, presidenza del Senato, Premier e Presidenza della Repubblica. E tutte le nomine. E tutte le nomine varie ed eventuali arrivate Presidente sotto, comprese le partecipate nazionali, che sono quelli che poi vanno a intaccare gli interessi più economici che altro del Paese, non solo. Noi oggi abbiamo visto un centrodestra che ha scelto, nella sua, perché la coalizione di centrodestra esiste ancora, nella sua interezza, una strada diversa. Ha dato la Camera, che poteva essere presa anch'essa dal centrodestra, alla forza che ha preso più voti, pur non essendo arrivata prima. E ha scelto una via diversa di dialogo. Vedere quello che succede in Veneto, perché abbiamo tanti colleghi nel nostro gruppo regionale, quello della Lega, della lista Zaia anche, che si trovano ad aver avuto una maggioranza schiacciante alle elezioni, e non è che il mestiere del politico sia il mestiere più difficile del mondo e ci mancherebbe altro, ma non poter andare al bagno perché manca un consigliere e rischi di far saltare quel programma che i veneti hanno voluto, onestamente è imbarazzante. Mi dispiace che chi c'era prima, purtroppo, faccio mea culpa, passato al nostro partito che è poi andato a chiedere conto ricattando il nostro governatore in battute finali, abbia voluto modificare quella legge elettorale in quella maniera, ben venga. Ma non solo, perché oggi c'è Luca Zaia, io mi auguro per il bene che fa i veneti, regga in eterna, però domani c'era qualcun altro, chi vince, vale soprattutto con quella percentuale, il 40% dei veneti ti sceglie, tu devi avere il diritto a governare senza far sì che se un consigliere ha mal di pancia tu rischi di andare a caso, di far perdere i veneti la possibilità di un progetto di legge importante. Allora Salvini poco fa ha detto non saremo premier né io né Di Maio, ma faremo sintesi. È sempre Salvini, contrariamente a quanto qualcuno diceva nell'SMS che non ci saranno i controlli delle frontiere, vuole il Viminale, vorrebbe andare al Ministero degli Interni, probabilmente ci andrà, proprio per controllare i flussi e a realizzare le espulsioni che finora sono state fatte soltanto a parole dei clandestini, ovviamente. Allora, grazie, prima parte si chiude qui, facciamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo in studio. State con noi, continuate a scriverci, grazie molto.